Il coraggio di non mollare, il coraggio di resistere, il coraggio di una resilienza, il coraggio di andare avanti nonostante i mille bastoni tra le ruote e l'odio e la violenza di cui molto spesso il nostro progetto è circondato. Quando cambi, quando c'è un cambiamento su un luogo in mano alla criminalità e poi torna nella legalità e torna alle persone, agli uomini, alle donne, ai bambini, è un cambiamento molto radicale, un cambiamento molto forte e quindi ci vuole tanto coraggio per custodirlo. Cambiare le regole del calcio per ridiscutere le regole del mondo, questo è stato il nostro obiettivo fin dall'inizio, la nostra mission. Cercare di far diventare il calcio da un luogo di divisione, da un luogo di razzismo, di corruzione, di antisemitismo, di violenza, un luogo di partecipazione, un luogo di accoglienza, un grande luogo dove poter far crescere i ragazzi, dove poter farli formare, dove poter costruire una grande palestra di vita, la più grande aula magna di educazione civica del nostro paese. Questo è stato il nostro obiettivo, con delle regole molto forti, sia in campo che fuori, e i ragazzi fanno un percorso veramente di cambiamento, di cittadinanza attiva, giocando a calcio, imparando la Costituzione, cercando di diventare veramente uomini e donne capaci di costruire un cambiamento dentro di loro e nella società, costruire degli agenti del cambiamento. È un limite che va superato, è una separazione che dobbiamo abbattere, il confine che divide il centro dalla periferia, quindi i luoghi tra virgolette belli dai luoghi orribili e quindi la nostra idea è stata invece costruire la bellezza in periferia, portare in periferia, quindi modificare, cercare di modificare questa parola e portare la bellezza in questi luoghi e portare l'architettura, la bioarchitettura, la bella architettura, dove un'architettura e un'urbanistica totalmente sbagliata ha distrutto interi quartieri, intere generazioni nel nostro paese. Dove degli italiani hanno sbagliato, portare veramente invece una carezza nell'ambiente, una carezza nell'architettura, oltre che la carezza delle relazioni, degli educatori, dei volontari di calcio sociale che cercano di impegnarsi per cercare di dare una mano, un sostegno a chi è in difficoltà. Però un confine che va battuto, cercare veramente di costruire dei luoghi dove le cose, le innovazioni avvengono prima fuori e poi nel centro, come è successo nel Campo dei Miracoli, in questa stanza dove stiamo, che abbiamo progettato e innovato delle innovazioni di bioarchitettura che poi sono arrivate a Piazza Navona. È il Campo dei Miracoli di Corviale, è il primo centro di calcio sociale al mondo, è un luogo abbandonato, distrutto, devastato, un bene comune. Un bene della regione, quindi un bene pubblico, un bene di ognuno di noi, che era abbandonato e in mano ai criminali e oggi invece è in mano alle persone. I ragazzi vengono qui a studiare, vengono qui a fare supporto psicologico, vengono qui a giocare, vengono a fare attività formative, vengono a cucinare, vengono a mangiare, vengono a fare condivisione con reduci sopravvissuti alla Shoah, o magistrati o poliziotti che lottano contro la mafia. E quindi è un luogo veramente di continui miracoli, di continui cambiamenti e dove siamo entrati qua dentro con 2.000 euro, era tutto distrutto, servivano 3 milioni di euro per ricostruirlo e quindi questo è il miracolo. La Corviale è uno dei pochi quartieri in cui tu potresti andare a cavallo alle 7 di mattina e poi andare a lavorare alle 7 e mezza. È un luogo bellissimo, con due parchi, la Tenuta dei Massimi e la Valle dei Casali, e il mare vicinissimo, il Ponentino, un venticello stupendo che rinfresca anche agosto, un luogo dalle mille potenzialità che invece è stato abbandonato e non è stato sfruttato per tutto quello che può dare un quartiere del genere. È un quartiere che poi sta a 15 minuti dal centro, 20 minuti dal centro, quindi è vicinissimo. Quindi in realtà non è una periferia geografica, ma è una periferia ovviamente perché è stata abbandonata, quindi una periferia nell'immaginario collettivo,
e quindi una periferia che potrebbe veramente diventare un luogo, un paesaggio mitico, un paesaggio bellissimo e che va custodito però. Quindi servono delle politiche, servono degli uomini e delle donne capaci di prendersi le responsabilità. In questo paese ce ne sono sempre di meno di uomini capaci di metterci la faccia. È più facile metterci una bandierina, un cappellino per fare qualche inaugurazione, ma poi stare qua tutti i giorni a costruire il cambiamento, a lottare contro chi il cambiamento non vuole, è un altro discorso. Squadra è la squadra del calcio sociale, è una grande famiglia. Insieme si va dai 8-9 anni fino ai 80 anni, quindi uomini, donne, ragazzi, ragazze. È un grande arcobaleno, abbiamo distrutto tutti i tornei ghetto, quindi il torneo per ragazzi disabili, il torneo per ragazzi con problemi psichiatrici, il torneo per ragazzi, il torneo per veterani, il torneo per i Rom, tutti insieme. Si va veramente a costruire una grande famiglia dai 1000 ingredienti e ognuno dà la sua ricchezza, ognuno nella sua unicità crea veramente una ricchezza totale, complessiva. Quindi è una squadra che poi fa un percorso durante tutto l'anno e ci si conosce e ci si aiuta a vicenda, e quindi il bambino può dare una mano di energia, di voglia di fare a qualche adulto che sta vivendo un momento di difficoltà, e qualche adulto può dare la sua esperienza, la sua sapienza a quel bambino che magari incontra tantissimi problemi, oppure magari che vive una situazione familiare veramente estrema. E questo sono le famiglie, sono le squadre del Campo dei Miracoli, delle grandi famiglie che cercano di condividere le loro debolezze, le loro fragilità, che sono ovviamente la loro forza. Nulla è impossibile quando c'è amore, quando c'è la voglia di mettersi a disposizione degli altri, quando c'è il noi, quando si distrugge la logica dell'io, dell'egoismo, dell'interesse personale, e allora veramente nulla è impossibile, puoi fare qualsiasi cosa e l'amore si moltiplica. E quindi l'amore si moltiplica, e quindi ti accorgi, ti svegli e ti trovi immerso in un oceano d'amore. Le nuvole sono i tanti ostacoli che noi incontriamo durante le nostre giornate. Sono tante, però sono il problema al Campo dei Miracoli, a calcio sociale, è un'opportunità. Il problema è un'opportunità da condividere insieme. E quindi di opportunità qui ne abbiamo veramente a milioni. Ed è bellissimo affrontarle una alla volta e cercare proprio di immergersi in queste opportunità, di nuotarci dentro e di diventare più forti grazie a queste opportunità. Nuotando si diventa più forti, ci crescono i muscoli e ci crescono questi muscoli dell'accoglienza, della partecipazione. Anche noi facciamo tantissimi errori, tantissimi sbagli in questo progetto, ma sbagliando veramente, entrando in contatto con le persone, è veramente una ricchezza incredibile, una ricchezza di emozioni, di sentimenti, di incontri, di relazioni. Diciamo che la relazione è veramente che ci cambia la vita, la relazione con l'altro, e entrare veramente mettendoci le scarpe dell'altro, che è una cosa veramente difficilissima, e quindi nessun giudizio, ma veramente tantissima umanità. Vince solo chi custodisce. È la prima parola che incontrate al Campo dei Miracoli, sul cancello. E appunto è l'idea proprio della nostra metodologia, è il custodire l'altro, e quindi custodire la partecipazione, custodire l'accoglienza, custodire la democrazia, custodire la libertà, custodire il cambiamento e custodire le unicità, che è molto importante, di ogni persona. E quindi alla fine custodire veramente la gioia di stare insieme agli altri.